Kiss me, Licia. Ciao, ciao, ciao. Oh, salve a tutti. Scusate per la canzoncina all'inizio, ma ci voleva. Vi vengo a presentare, ragazzi, un liquido che non gli avrei dato neanche una cicca, eppure mi ha veramente sorpreso. E sto parlando del Kiss Me della De Oro. Io l'ho presi per sfizio, perché volevo provare qualcosa d'altro e io, non avendo mai provato gli aromi della De Oro, adesso qua ci saranno scoppietti, perché sicuramente non ho mai provato i liquidi della De Oro, no, non li ho mai provati, non mi interessava provarli, eppure mi sono dovuto ricredere, anche perché questo è uno dei miei tabaccosi preferiti, tabaccosi non tabaccosi. È un tabaccoso aromatizzato, macerato. Mi sembra che sia Kentucky Barley e un'aromatizzazione alcolica. Ovviamente l'alcol non c'è, però diciamo che lo replica piuttosto bene. Se la cava bene, se la cava bene. Sa di un liquido che ho già sentito e non vi dico che marca è, non vi dico che liquido è. E il Kentucky Barley non so neanche se ci siano, sinceramente. Quindi ovviamente predomina l'aromatizzazione e il tabacco sotto si sente il tabacco, ma su questo, sul Duard da 16 mm. Qui veramente sono riuscito a trovare la quadra. Allora aspetta, col Kaifun Mini V3 saltava fuori solo il tabacco, che più che un Kentucky Barley, sinceramente non mi ricordo neanche che tabacchi c'erano, perché non ce li sento. Sul Kaifun Mini V3 sembrava che ci fosse un Perique dentro. Addirittura, e l'aromatizzazione non si sentiva praticamente niente. Quindi possiamo classificarlo tra i semi-organici, ecco, semi-organici. Oh, però ragazzi, a me piace un casino. Non c'è niente da fare, c'è quella nota alcolica sotto che sa quasi di chewing gum, che è veramente giù di testa. No, il fatto che sa di chewing gum non sto scherzando. C'è quella nota di tipo di Big Bubble. No, no, sulla Big Bubble scherzo ovviamente. Sulla Chewing Gum, no, una caramella, come se fosse qualcosa di caramellato più che altro che caramella. Sì, come se ci fosse sotto qualcosa tipo di caramellato. E a me non so perché mi piace. A me piace, cioè, sto liquido non so perché, ma a me piace. Cioè, l'unica cosa che posso dirvi, cazzo, è provarlo, perché non ci credevo neanche io. Sì, ve l'ho detto, allora, il tabacco praticamente non si sente. L'aromatizzazione è prevalente. Sa quel quasi di caramello, non di caramello, di caramella. Non lo so, piace, a me piace. Non so cosa cazzo c'è dentro, fondamentalmente, ma a me piace, fate quello. C'ha quella punta di legnoso sotto alla fine quando espiri che, non so, è arrotonda tutto in un modo favoloso. Boh. Ragazzi, durate anche fin troppo, cioè, lo sapete che non vi dovete fidare di me, ma acquistatelo assolutamente, cioè, solo per provarlo, per sfizio. Scusate se rido, ma mi fa veramente ridere la cosa. E ragazzi, niente, oh, mettete mi piace, seguiteci su YouTube e su Instagram e a un prossimo video, ragazzi. Speriamo che non sia ignorante come questo. E apprezzo anche il fatto che avete seguito fino qua in questo video, quindi a un prossimo video, ragazzi.